Anticipazione un posto al sole, trama puntate 26-30 marzo 2018. Anita sta ingannando Vittorio? Lunedì 26 marzo 2018. Vittorio confessa ad Anita ciò che sente per lei. La giovane decide di intraprendere un nuovo cammino nella sua vita, mettendo da parte le resistenze che fino ad ora l'hanno frenata. Un'osservazione di Elena riguardante Roberto porta Marina a pensare ad una valida alternativa in merito alla scissione dei cantieri Palladini-Flegrei, proposta da Sandro ed Alberto. Martedì 27 marzo 2018. Elena allo studio Enriquez cerca di respingere le avance di Massimo. Capisce però che così facendo metterà seriamente in pericolo il suo posto di lavoro. Vittorio è molto preso da Anita. Fa fatica però a comprendere i suoi continui sbalzi d'umore. La ragazza ormai ha perso il suo unico punto di riferimento e sembra brancolare nel buio. Mercoledì 28 marzo 2018. Marina interferisce nell'educazione di Alice, nonostante i continui tentativi di mediazione di Elena. Anita cambia atteggiamento nei confronti di Vittorio. Decide di frequentarlo assiduamente. La giovane sembra avere in mente strani obiettivi. Forse sta facendo il doppio gioco. Susanna arriva alla terrazza. Il suo primo giorno di convivenza con Nico e gli altri si rivela un vero disastro. Giovedì 29 marzo 2018. Pur di salvare i cantieri, Marina è disposta addirittura a sacrificare la presenza di Roberto. Intanto Alberto, con la complicità di Veronica Viscardi, prepara la contromossa. Alice ed Elena finalmente riescono a riavvicinarsi, mentre Andrea scopre che sua figlia andrà a un concerto e diventa furioso. La prova di convivenza di Susanna alla terrazza continua a dimostrarsi molto difficile e complicata, forse più del previsto. Venerdì 30 marzo 2018. Roberto si convince che Sandro non ritornerà mai più sui suoi passi, manipolato com'è da Alberto. Ma forse si sbaglia. Intanto Ferri decide di giocare la sua ultima carta. Grazie alla complicità di Arianna e soprattutto alla registrazione da lei realizzata, Silvia si prepara a smascherare una volta per tutte l'editor Emanuele Roversi. Filippo passa molto tempo al computer. Serena decide di proporgli una pasquetta fuori porta per staccare un po' la spina. Anticipazione un posto al sole, puntate di aprile 2018. Anita ha subito le intenzioni nei confronti di Vittorio? Il ritorno di Claudio. Gli episodi che scalderanno i nostri cuori nelle prossime settimane andranno a focalizzare la nostra attenzione sulla nascente love story tra Vittorio e Anita. Non tutto andrà come previsto dal ragazzo, che si ritroverà a fare i conti con i repentini sbalzi d'umore della sua nuova fiamma. Nonostante tutto, il figlio di Guido deciderà di essere sincero con se stesso e con la conturbante rossa e di rivelarle una volta per tutte ciò che sente per lei. La Falco nel frattempo vivrà dei momenti molto difficili, avvertirà una strana sensazione di vuoto e di smarrimento dentro di sé. Come ben sappiamo,
ha perso la figura di Luca Grimaldi come punto di riferimento e nelle prossime settimane la vedremo completamente alla deriva. Il giovane del bue intanto capirà di essere completamente cotto di lei e gli spoiler ci fanno sapere che la loro frequentazione con il passare dei giorni diventerà sempre più intensa, lasciando presagire grandi cose per il futuro. Le anticipazioni di aprile però sono pronte a smontare parzialmente il nostro entusiasmo. La ragazza è come se avesse secondi fini nei confronti del suo fidanzato e mira a raggiungere determinati obiettivi che appariranno evidenti già nelle puntate primaverili. Ad aprile inoltre proseguirà la turbolenta convivenza di Susanna alla terrazza. La ragazza si unirà al già folto gruppo di abitanti di Casa Boschi e vi annunciamo che ne vedremo delle belle tra interferenze e battibecchi. E per finire, sempre negli appuntamenti in onda del prossimo mese, assisteremo al ritorno di Claudio Parenti a Napoli, contattato da Roberto in persona, per frenare i propositi espansionistici di Sandro. E non dimentichiamoci di Beatrice Lucenti. Pare che la ragazza creerà qualche interferenza di troppo nella relazione tra il suo ex e la Picardi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.